Ciao a tutte ragazze e bentornate sul mio canale. Oggi nuovissimo video dei prodotti terminati di giugno e luglio. Sì, perché siamo ad agosto. Allora, non ho il mio solito sfondo fucsia, ma perché qui sono con la luce naturale, quindi non devo accendere la ring light e tutto, anche perché fa veramente molto caldo, quindi preferisco finestra chiusa e luce naturale. Allora, cominciamo subito, quindi i prodotti sono tantissimi, ma io cercherò di andare veloce, anche perché molti li avete già visti. Allora, intanto abbiamo terminato questo bagnoschiuma. Se vi ricordate, io l'avevo preso da utilizzare come sapone per le mani. Questo è il bagnoschiuma rilassante con estratto ai fiori di loto della Niar Gear Body, quello lì dell'Eurospin. E praticamente, appunto, l'avevo preso per le mani, però l'abbiamo voluto provare per la doccia. Io ci ho fatto forse solo un'applicazione, mentre invece il resto l'ha finito Mario. Aspettate. Ok, e quindi vi stavo dicendo, l'ha utilizzato quasi tutto Mario per la doccia perché gli è piaciuto tanto, dice d'estate, questi bagnoschiumi così, tante docce. E quindi ecco, questo lo metto lì. Poi, sempre Mario ha terminato questo gel detergente intimo della Sien. Questo quando vado lo prendo quasi sempre praticamente, è con aloe vera e ha un pH 4.5. E alterno sempre sia questo che quello lì di Eurospin, appunto glieli alterno sempre in base a quello che trovo in offerta, in base a quando vado da Lidl, che adesso sono mesi che non ci vado, infatti di questo come scorte non ne ho più. Poi ho terminato questo shampoo nutriente di Vrochè, questo era quello lì proprio nutrizione per capelli secchi, è uno shampoo crema che ha estratto di avocado re lipidratante e con aguacate nutritivo, che non so che cosa sia. Comunque mi sono trovata molto bene. Io ve lo dico sempre, questi shampoo di Vrochè li preferisco agli altri perché sono dei veri e propri shampoo trattamento. Cioè sono come quelli magari che trovate, più simili a quelli che trovate in una parrucchieria o in un rivenditore, ecco, diciamo così, di prodotti professionali rispetto magari ai classici da supermercato. Questo qui, esattamente questo qui della linea nutrizione, non lo fanno più. Io non so se ne ho un altro di scorta, credo di no. Comunque mi sono trovata molto bene, ma io a giro li cambio sempre perché non voglio far abituare il capello sempre allo stesso tipo di shampoo. Ottimi, sono 200 ml di prodotto per 3 euro, per 4,95 euro adesso. Però li valgono tutti perché durano veramente, veramente tanto. Ottimo. Poi questo lo vado a cestinare. Praticamente non guardate questo che in realtà aveva lo spray. È un'acqua idratante con polpa di aloe vera per pelli da normali a secche, senza oli minerali, senza coloranti e senza parabeni. Ma è molto molto vecchia. L'ho utilizzata proprio il primo anno forse. Cioè adesso non vi so dire neanche almeno è di 3 anni fa. E praticamente mi piaceva la sensazione di freschezza che mi lasciava, però mi sentivo la pelle leggermente appiccicosina quando l'andavo a utilizzare, quindi poi l'ho lasciata lì e non l'ho utilizzata. Adesso l'altro giorno ho preso il dosatore praticamente e l'ho messo come si chiama, nell'igienizzante per le mani, perché mi viene molto più pratico. Se vi ricordate, nello scorso video dei prodotti finiti vi avevo fatto vedere proprio un igienizzante di Vrochè, e siccome lo dovevo tenere a testa in giù perché aveva quella texture in gel e quindi facevo difficoltà quando avevo bisogno di detergere e igienizzare le mani velocemente, e invece con quello lì, con lo spruzzino praticamente, cioè è comodissimo perché apro, tolgo il tappo, spruzzo e richiudo, quindi ottimo. Quindi non andate a vedere il pack originale, che comunque non è questo, ma l'acqua, ma adesso non la fanno più, comunque non mi era piaciuta. Poi, sempre per quanto riguarda i Vrochè, ho terminato questo, che è il solare protezione 50+. Questo era una rimanenza dell'anno scorso, praticamente, che ho utilizzato su di me a inizio estate, e avevo dimenticato la confezione nella borsa del mare, ma già l'ho terminata a giugno. Mentre a Thomas ho preso questa stessa versione uguale identica 50+, nuova naturalmente, per lui ho utilizzato quella che stiamo finendo. Che dire, come sapete io questi solari li acquisto da sempre, però tipo su Thomas li utilizzo già dalla prima estate, lui aveva 9 mesi, non si è mai bruciato, non ho mai avuto nessun problema di niente, considerate che lui ha la pelle
A parte essere proprio bianchino, ha la pelle proprio delicata perché soffre come me di dermatiti, irritazioni e tutto. E con questo non ho mai avuto di questi problemi, quindi i solari sono ottimi. Il loro poliattivo vegetale è l'eringio marino. E che dire, appunto, mi trovo benissimo. Sto utilizzando quello per il viso, anti-età, anti-lucidità, la protezione 30. Li acquisto sempre e mi trovo benissimo. Poi ho terminato questo bagno doccia, non l'ho utilizzato però tutto io perché questo l'ho terminato da mamma, l'aveva preso lei infatti, è della Conad, la linea Essenzi, è un bagno doccia rilassante con estratti di mirra e fiori di tiare, senza coloranti, senza siliconi, senza PEG, senza oli minerali, dermatologicamente testato. Mi è piaciuto molto perché è veramente delicato e si sente la mirra, si sente dove termina la mirra e dove cominciano i fiori di tiare, quindi mi è piaciuto molto e rimane la pelle profumata anche per un paio d'ore dopo la doccia, quindi un prodotto promosso. Poi ho terminato questo deodorante della Sien, questo è l'Invisible 48 ore, io lo uso veramente raramente. Ho fatto la rima, questo qui spray perché preferisco quello lì roll-on. Sono della Sien, quando vado mi capita di prenderli, anche se per ora ne ho altri due di scorta se non sbaglio. Sono 200 ml. La cosa che mi piace di questo, che vi dico sempre, è che non ha un odore fortissimo, quindi ce l'ha giocato Thomas, sicuramente. Ha un odore molto delicato che quindi non va a sovrastare l'odore del profumo che poi andrò a mettere dopo. Perché in tanti deodoranti purtroppo trovo questo, che sono troppo forti e poi quando vado a mettere il profumo c'è questo miscuglio di odori. Poi terminato questo sapone liquido di latte d'asina della Sien, utilizzavo esclusivamente per lavare le manine a Thomas. L'ho utilizzato forse su di me una volta come bagno schiuma quando stava finendo, ma ho avuto pruritini, ho avuto dei rossori, ecco, dei puntini, non proprio delle dermatiti, quindi sì, è per pelli sensibili, ma forse appunto per le mani, non per il corpo, perché mi ha dato un po' fastidio addosso. Poi ho terminato questo deodorante. Scusate. Allora, ho terminato questo deodorante di Vrochè, questo qui è quello lì purezza, con zero alcol, zero solido alluminio, con menta piperita bio, fra i tre, come sapete, è quello che mi piace un po' meno come profumazione. Unica pecca che hanno questi deodoranti di Vrochè per l'estate è che macchiano i vestiti, quindi si deve fare molta attenzione, quindi io o lo applico molto prima di vestirmi, in modo tale che è bello asciutto e faccio attenzione quando lo metto, oppure mi vesto, tipo vabbè, dipende dalla maglietta, tipo oggi, lo vado ad applicare dopo, quindi dipende, ma si deve stare molto molto attenti. E quindi questa è l'unica pecca che io trovo in questi deodoranti, nuova formulazione di deodoranti. Poi terminate queste salviettine della linea Lady Venezia Bimbi, salviettine detergenti delicate, una confezione all'aloe vera e una al talco. Le utilizzo raramente per il cambio pannolino di Thomas, più che altro per le manine o quando siamo fuori, se capita anche per il musino, perché preferisco sempre lavarlo con acqua, quindi più per il fuori. Comunque sono ottime, non è la prima volta che le prendo, sono delicate, quindi mi piacciono, promosse. Poi ho terminato questo dentifricio della Whitening Fresh, sono quelli di Eurospin. Questo è quello sbiancante anticaria, alito fresco, ci piacciono tantissimo, li prendo molto spesso. Poi terminato questo dermogel all'aloe vera, praticamente questo è senza profumo, parabeni, oli minerali, PEG, siliconi e coloranti sintetici, è per il 98%, dove l'avevo letto? Cosmetico Eco Bio certificato formulato al 90% con gel biologico di aloe vera dermatologicamente testato. Io questo l'ho utilizzato solo ed esclusivamente per i capelli, per lo styling. Ormai sono anni che lo utilizzo e mi trovo strabene. La confezione nuova, che adesso è verde, comunque è cambiata, è diversa, l'ho utilizzata anche su Mario perché si è scottato al mare perché non aveva messo la protezione Monellino. Sempre Mario ha terminato questo profumo della Iodei Ma Inferno, che è la copia del Fahrenheit. Ve lo faccio vedere ogni mese perché almeno uno al mese lo termina. Poi io ho terminato questo olio bagno della Mustela. Questo era di Thomas, l'avevo acquistato proprio quando è nato Thomas. È uno dei primi articoli da Corredino. E praticamente è con pantenolo.
con pantenolo, nutriente, qualcosa del genere, comunque è ad oli, in olio praticamente. E la profumazione mi sa proprio di Thomas appena nato, perché è stato il primo bagnetto, il primo tutto, c'è proprio bellissimi ricordi, solo che praticamente lui da piccolo, appunto essendo già delicato, questo gli faceva venire un'irritazione e dei puntini. Quindi dopo il primo mese, forse i primi 2 mesi, l'abbiamo dovuto eliminare. E adesso l'ho portato a termine io perché non volevo lasciarlo lì assolutamente. Poi ho terminato questo bagno doccia di Vrochain, che era quello lì orange fondente, comunque all'arancia fondente, dico cioccolato e arancia, che era l'edizione limitata di Natale. Una meraviglia, ragazze, questo l'ho amato letteralmente. Infatti di questa linea ho ancora qualcos'altro che non mi ricordo, però vabbè, naturalmente però lo accantono e lo lascio per l'inverno. Buonissimo, era da 400 ml, vabbè, che dire, qui gioco in casa perché li amo, come sapete. Poi le profumazioni tipo arancia e cioccolato, arancia e cannella, tutte queste profumazioni qua sono le mie. Poi ho terminato quest'acqua floreale alla menta piperita, sempre di Vrochain. Questa è un'acqua floreale purificante con menta piperita bio per pelli da miste e grasse ed è un'acqua per il viso. Allora, io questa l'ho utilizzata fondamentalmente per bagnare la spugnetta per mettere il correttore, è così con lo spray, quindi mi veniva molto comoda, ma si può vaporizzare tranquillamente sul viso e utilizzare sia come fissante per il trucco, ma lascia il tempo che trova, ecco perché non nasce come fissante per il trucco, ma più che altro come acqua rinfrescante per il viso, soprattutto d'estate. Io questa l'ho acquistata, l'ho presa l'estate, l'ho aperta, scusate, l'estate dell'anno scorso, forse verso luglio o agosto addirittura, e l'ho terminata adesso a giugno. È utilizzata solo ed esclusivamente per bagnare la spugnetta. Sono 150 ml. Ma ne vale veramente la pena. Adesso sto utilizzando quella alla calendula, scusate, alla camomilla bio. L'ho utilizzata sul viso e anche sulla schiena, su Mario quando si è bruciato, ed è un vero toccasana. Quindi assolutamente promossissime. E ne ho ancora altre due di scorta, quindi un'altra alla menta piperita e un'altra al fiordaliso. Ma appena le dovessi finire, le ricompro subito. Vabbè, naturalmente approfitto delle offerte quando ci sono. Poi Mario ha terminato questa crema mani di Vrochain alla vaniglia bianca, che era un'edizione limitata di Natale di qualche anno fa, ma a lui poco interessa perché lui consuma, ogni tanto si blocca, consuma creme mani come se non ci fosse un domani, quindi appunto l'ha terminata, piaciuta e va benissimo così. Poi, sempre di Vrochain, ho terminato due struccanti bifasici, questi qui della linea Pure Bluette. Io in genere acquisto quello lì grande, però come già vi ho detto più volte, tante volte mettono in offerta, ad esempio quello lì grande da solo costa 7,95, questo qui piccolo da solo costa 4,95, tante volte li mettono in combo tipo a 9,95, un grande e un piccolo, quindi li riesco a consumare così, oppure li mettono in offerta due piccoli a 4,95 ad esempio, cioè uno lo paghi e uno te lo regalano, in base a quello che c'è in offerta, ecco io prendo. Non sto a dirvi tantissimo perché lo dico sempre, sono ottimi, sono appunto bifasico, c'è la parte acquosa e la parte oleosa, basta sciacquararli, metterli sul dischetto di cotone, lasciarli appoggiati anche all'occhio senza strofinare per un 10-15 secondi, poi fare un movimento con movimento circolare così leggero leggero sull'occhio, tirare e viene via tutto il trucco. Quindi super ottimo, veramente. Lo struccante bifasico per me è un mai più senza, non fa bruciare gli occhi, ottimo. Poi terminata questa protezione solare, questa era la versione da viaggio, la protezione 30, era un 50 ml, anche questa un residuo dell'anno scorso che ho utilizzato, cioè forse l'avevo acquistato proprio a fine estate perché forse perché mi serviva e non volevo prendere la boccetta grande per non tenerla aperta, non mi ricordo adesso, o era in qualche set. Comunque, terminata, utilizzata, vedi discorso prima sui solari. Poi ho terminato questa maschera monouso della Balea, era la Copacabana, questa mi era stata regalata da Chiara, Chiara Makeup, a cui mando un bacio grandissimo e ringrazio per queste maschere perché io non ho qui in zona Balea e non ho la possibilità di provarle. Era questa qui idratante con un profumo sì tipo esotico, tropicale, buonissima. Le maschere in tessuto io le preferisco per il periodo estivo perché d'inverno sento freddo con le maschere in tessuto, quindi solo io. Poi
Poi, terminata questa colonia della Mustela, naturalmente una colonia di Thomas, questa forse è stata, non è stata la primissima comprata, ma la seconda, però è stata la prima che gli ha comprato Mario, perché dopo, forse la settimana dopo che era nato si è trovata ad andare in sanitaria, l'ha vista, l'hanno usata, gli è piaciuto, è della Mustela, appunto è la Musti, forse ancora ce n'è un altro pochino, comunque sono 50 ml, il profumo è delicatissimo, anche questa mi ricorda di Thomas piccolo. Che ve lo dico a fare. Terminati, vabbè, questi fazzolettini della Kleenex, i pacchettini piccoli, comunque molto carino il packaging con i cuoricini. Poi, terminato questo trattamento post colore della Color Look, questo è quello che si trova nei colori di Vrochè, ancora ne ho di scorta perché la ex badante di mio nonno praticamente acquistava il colore e mi dava tutto, lei aveva comunque i capelli corti, quindi tutte queste maschere e cremine che c'erano là dentro non le utilizzava e le dava a me. Anche perché io con queste creme, maschere e trattamento post colore mi trovo benissimo, soprattutto quelli della Excellence. Mi ricordo quando compravo il colore al supermercato, una meraviglia. Comunque, quindi mi è piaciuta tantissimo ed è questa. Poi ho terminato questo profumo che è il Mon Rouge di Yves Rocher, anzi è il Mon Rouge Blooming Love, la versione più fresca, più estiva, più da ragazzina, dico io. Molto 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 buono. Mamma che meraviglia, che meraviglia. Per ora non lo comprerò perché ho il Flower in the City che sto utilizzando, e poi ho preso il Garden Party e poi ne ho, quindi per ora non lo acquisterò, però assolutamente, appena termino gli altri, appena lo trovo in offerta, lo prendo perché è qualcosa di fenomenale. E forse è diventato addirittura il mio preferito in assoluto tra i profumi di Brochet. Sto cercando di fare veloce perché devo andare al lavoro e mi sto impappiando. E poi passiamo al make-up. Al make-up ho questi prodottini. Allora, cominciamo da questo che è un burro cacao al karité. E praticamente Thomas mi ha distrutto la confezione. Comunque il pack vecchio, perché adesso c'è quello di nuovo, era quello che tenevo fra borsa e poi quando, dopo che me l'ha rotto lo tenevo nel comodino. Comunque adesso terminato. E poi ho terminato due stilonere per gli occhi, che sono queste qui, le classiche stilonere di Brochet. Aspettate che appoggio. Allora, sono quelle lì con mina retraibile, mi trovo benissimo, la utilizzo all'interno dell'occhio, mi dura anche tutta la giornata, ma a volte la ripasso anche nel pomeriggio prima di andare al lavoro. Hanno anche il temperino, eventualmente se volessi fare una punta più sottile, un po' tipo eyeliner, ma io non la tempero mai, ecco. Comunque, terminate due perché erano tutte e due cominciate in due beauty diversi e quindi le ho portate a termine perché ne ho ancora cominciate e devo cercare di smaltire. Poi, terminato questo correttore, questo qui è quello lì illuminante, praticamente così col pennellino, è il mio preferito in assoluto. E in genere vado a togliere il tappino antigoccia per prelevare più prodotto, ma stavolta l'ho fatto fare a Mario e anziché toglierlo invece è caduto dentro. Quindi questo un po' si piega perché non riesce a chiudere e c'è un po' di prodotto sul fondo, ma essendo il tappino ormai andato dentro non riesco a prelevarlo, quindi lo vado a buttare, ecco. Ma tanto è completamente terminato, non so se riuscite a vederlo in trasparenza, c'è solo questa parte qui col tappino. L'ho già ricomprato, comunque state tranquilli che l'ho ricomprato. E poi, terminati questi due mascara di Brochet, allora questo è quello lì 360 gradi volume, waterproof, era una confezione veramente veramente vecchia, l'ho trovato in un beauty ed era quasi asciutto, però l'avevo terminato, cioè l'avevo utilizzato tantissimissimo con questo super scovolone gigante. E questo invece era l'edizione limitata di Natale e praticamente ne ho un altro in uso adesso, qualche altro nel beauty è così sigillato. Mi piace tantissimo il Metamorfosi Intense, vi ho fatto il video qui su YouTube, vi ho fatto le storie su Instagram, vi ho fatto una testa tanta, penso sia il mascara migliore che abbia i Brochet in questo momento. Comunque questo è nella versione natalizia. Adesso è un pochino denso ed è lui con questo scovolino un po' schiacciato.